È un grande borgosese a quello che in 10 uomini per oltre un'ora e in 9 per i 10 minuti finali passa in svantaggio prima del riposo, ma riesce a riprendere la gara e conquistare un pareggio contro la corazzata Novara. Ad aprire le danze ci pensa Gonzales. Il numero 19 azzurro al sesto si incarica della battuta di una punizione dal limite e la palla viene deviata, ma Gigli d'istinto risolve. Il borgosese risponde con la percussione di Omoregbe. Raspa para la conclusione dal Granata. Sei minuti dopo, un tiro a giro di Omoregbe termina a lato di un soffio. Alla mezz'ora, un contatto Pucca di Masi costa al Valsesiano il secondo giallo e il borgosese resta in 10. Nonostante l'uomo in meno, i Granata hanno l'occasione del sorpasso. Omoregbe pesca Guattieri che incorna a lato. Al primo minuto di recupero il Novara trova il vantaggio. Pallone addomesticato da Bonaccorsi che in girata insacca. La ripresa si apre con Vutai che trova l'opposizione di Gigli. Dall'altra parte Manfred conclude alto. Novara ancora in avanti al 12esimo, Vutai non arriva sul cross di Di Masi. La reazione del borgosese ovviamente si concretizza al 31esimo quando Bergamelli intercetta in aria l'incornata di Omoregbe. Dal dischetto Marra pareggia. Al 36esimo l'arbitro conferma la sua severità dimostrata da tutta la partita, condita anche da parecchi errori, lascia il borgosese in 9 mostrando il secondo giallo a Frana. Il Novara preme sino alla fine, ma il borgosese regge, si vede annullare un gol a Picozzi per fuorigioco e conquista un punto che vale molto di più.